Non ci credo, non ci credo. A dopo, 1-0 per il Torino. Milan in questo momento a casa esce la Coppa Italia agli ottavi di finale dopo il pari contro la Roma che li ha distrutti psicologicamente. Il Torino continua ad attaccare alla ricerca dell'assedio. In questo momento andranno ad affrontare una tra Fiorentina e Sampdoria, la vincente tra le due. Ragazzi, qualcosa di clamoroso con l'uomo in 10. Con l'uomo in 10, fin dal 70° minuto dei tempi regolamentari, sono riusciti, nonostante tutto, ad andare avanti, a lottare, a macinare, ragazzi, occasioni da gol. E il Torino è riuscito nell'impresa. Manca veramente poco. Hanno evitato addirittura i calci di rigore che sarebbero stati forse una tragedia contro i tiratori del Milan, ragazzi, che anche oggi non fa il massimo, nel senso che con la Roma ha giocato molto bene, ma poi nel finale prende due gol da Poldi, ragazzi, per errori difensivi. Qui lo prendono da ripartenza perché comunque il Milan ci ha provato ad andarla a vincere. Ha preso un palo con De Ketelaere nel primo tempo, ragazzi, qualcosa di clamoroso di testa su angolo. Un primo tempo dove si è lottati tanto, equilibrio totale, ragazzi, anche perché comunque ci sarà una gran parata di Tarantano su Lukic che si era inserito bene. Lukic stesso che ha fatto una grandissima partita, ragazzi, nei tempi di inserimento, nelle giocate a centrocampo, ragazzi, perfetto. Due lampi, insomma, nel primo tempo, poco altro, però tanta tigna, nonostante i ritmi bassi. Nel secondo tempo, ragazzi, con i cambi, con il Milan che praticamente mette tutti i titolari, nonostante ciò, ragazzi, non riescono comunque ad andarsi a prendere la partita. Nonostante siano entrati Messias, che non è un titolare, ma secondo me un ottimo giocatore, è entrato Rafael Leão, ragazzi, che avrebbe dovuto fare la differenza. Prende rosso CC perché Messias, ragazzi, ai suoi danni si fa, ragazzi, come dire, si guadagna, no? Una punizione mentre stava ripartendo in contropiede e tra l'altro fa prendere cartellino giallo, quindi il doppio a Gigi. Il Toro rimane in 10, ragazzi, fa l'impresa nell'andare ai supplementari. Milan che ha tutti i big in campo, energia in più, uomo in più, ma nonostante tutto il Toro se la va a prendere, si va a prendere i quarti di finale di Coppa Italia, ragazzi, ed è un turno che comunque non è difficilissimo, se ci pensate, non è molto complicato, perché comunque l'avversario è una tra Fiorentina e Samp, quindi se la possono tranquillamente giocare. Il Milan che invece crolla, crollano i campioni d'Italia che perdono contro il Torino, ragazzi, ma non perdono una partita perché perdono proprio il tragitto in Coppa Italia che sarebbe potuto essere glorioso, ecco, no? E invece, ragazzi, escono subito, clamoroso, ma escono subito, disfatta rossonera. Guardate qui, perfetta la posizione del calciatore del Torino Adopò al momento del gol, assist di Baye Ye, ragazzi. Emozionanti, emozionanti veramente. Qui c'entra poco la tattica, ma bella ripartenza, tanta grinta, tanta voglia. Il Toro si è preso questa qualificazione clamorosa. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto con un commento. Un Milan che deve riprendersi, un Milan che deve riprendersi, lo deve fare fin da subito in campionato, perché comunque avranno subito una sfida importantissima, perché andranno a giocare contro il Lecce, che ha battuto la Lazio, ragazzi, che è una squadra in condizione. Nonostante comunque avessero pareggiato contro lo Spezia nell'ultima giornata, però giocare lì allo stadio Via del Mare è difficile in un momento proprio di crisi del Milan, perché se ci pensate, ragazzi, il pari a Roma, la sconfitta oggi, fanno veramente male dopo che erano entrati alla grande contro la Salernitana. Poi ha rischiato la papera qui Milinkovic-Savic, che ha fatto una grandissima partita, tante belle parate, ragazzi, incredibile, incredibile come è passato il Toro. Ciao.